ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo nuovo video della mia seconda categoria ad obiettivi. Oggi ci troviamo qui all'ex Scarfoglio, il Green Sport, ma giochiamo fuori casa. Questo perché affronteremo la Bagnolese, squadra che praticamente possiamo definirlo un derby perché si allenano anche loro in questo campo e giocano anche loro appunto la domenica su questo campo. Anzi, vi dirò di più, è la squadra con la quale condividiamo il campo sia il martedì che il giovedì durante l'allenamento, quindi vediamo come si allenano e posso assicurarvi che sono una squadra molto molto seria che punta a vincere il campionato o ad andare nei playoff. Come potete vedere dalla classifica, loro sono quarti a 17 punti, quindi è una squadra che ha macinato punti durante l'inizio della stagione, che vorrà comunque continuare su questa rotta. Noi siamo sesti e abbiamo 13 punti, quindi non è ancora finita perché comunque abbiamo un bel distacco dalla prima, che come vedete ancora dalla classifica sta a 21 punti, e questo non significa però non crederci più, anzi questa è una partita fondamentale per metterci ancora in corsa per la vittoria del campionato o per andare ai playoff, che al momento, essendo sesti, non ci siamo. Come avete visto, nelle ultime 4 giornate non ho segnato e penso sia arrivato il momento di sbloccarmi. Oggi darò il massimo. Mancano un po' i miei gol alla squadra, mancano i miei gol anche a me personalmente, per quanto riguarda sia una cosa personale anche per gli obiettivi, perché comunque sono 4 giornate che non sblocco obiettivi, come potete vedere dalla grafica. Detto questo, però, gli obiettivi andranno in secondo piano perché, ragazzi, oggi è importante la vittoria. Loro sono una squadra super preparata, lo vediamo durante gli allenamenti, quindi questo possiamo definirlo scontro diretto per i playoff, perché comunque entrambe le squadre ci troviamo in zona playoff. Detto questo, ragazzi, adesso intervisterò un po' di compagni di squadra, il mister, che purtroppo oggi in realtà mister Postiglione non c'è, però verrà sostituito da Fizzi. Sono molto fiducioso in lui, anche perché ci conosce molto bene, comunque è il nostro allenatore in seconda, quindi non è un problema che manca il mister, e lo dimostreremo. Faremo delle interviste anche alla squadra avversaria, al mister della squadra avversaria, che appunto conosciamo perché ci alleniamo sullo stesso campo. Detto questo, però, ragazzi, una volta entrati in campo non c'è più quell'amicizia, quella cosa che comunque si è creata tra queste due squadre, quindi sarà una battaglia anche questa. Andiamo! Allora, la partita l'abbiamo preparata sicuramente vedendo anche l'avversario, che conosciamo bene perché si allenano nella metà campo accanto alla nostra, quindi li conosciamo, e spero che soprattutto questa sarà una bella partita. Comunque l'abbiamo preparata semplicemente sfruttando le nostre caratteristiche principali, la voglia dei ragazzi di riscatto dalle ultime prestazioni, che sicuramente non sono state delle migliori nonostante la vittoria dell'ultima partita. Cercheremo di sfruttare al meglio la nostra voglia di riscatto. Penso che, come capita spesso nel calcio, molti attaccanti che sono soliti segnare vivono dei momenti in cui la porta viene da loro vista in maniera un po' più difficile, ma sicuramente riusciranno a trovare il gol. Simone è un ragazzo diligente, bravo, sarà sicuramente in grado di tornare alla rete, speriamo anche oggi, quindi non sono preoccupato da questo punto di vista. Sono contento, è stato un mese, diciamo, di alti e bassi, dove ho fatto molte assenze per motivi personali. Adesso sto carico, è una partita importante, dobbiamo portarla a casa sicuramente. Secondo me sì, sono carico e devo fare gol per forza. Allora, questa è una partita importante, loro hanno più punti di noi, quindi è importante vincere questa partita per accorciare le distanze e per tornare a lottare per le prime posizioni dopo le ultime partite che non stanno andando al meglio. Crispo è un lungo digiuno del nostro bomber, quindi oggi deve tornare per forza a segnare, perché sennò senza i suoi gol non riusciamo a vincere le partite. Allora, raga, è inutile dirvi che stiamo venendo da qualche partita giocata così e così, mentalmente non c'eravamo. Io so che questa partita sarà diversa, noi metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione contro una squadra che si allena nella metà campo accanto, quindi sicuramente penso che nessuno di voi voglia fare brutta figura oggi. Intensità, intelligenza e soprattutto rispetto verso gli avversari. Noi la nostra partita la dobbiamo fare, ci siamo allenati in maniera più leggera, ho visto spensieratezza, ho visto un po' di gioia finalmente negli ultimi allenamenti, siamo stati bene e spero che quello che abbiamo fatto nell'allenamento poi si tramuti anche in una buona partita, di sostanza, che ci permetterà di proseguire su un cammino felice, bello, che è quello poi che con l'obiettivo con il quale siamo partiti all'inizio del campionato. Iniziamo
con Daniele in porta, chiaramente, poi a destra, io lo premetto, già lo dico, a Starita manca, noi dobbiamo far sì che questa assenza si faccia sentire il meno possibile. Lui è un treno, noi dobbiamo essere dei treni. Inizia Giorgio, titolare, capitano, al terzino destro. Nel secondo tempo probabilmente farò entrare più l'Adriano. È un'idea che ho perché dobbiamo essere forti e non mollare un centimetro. Centrali giocano Guido e Vittorio, a sinistra Rotta, a centrocampo, visto che ha detto che deve essere sfruttato questo mese, io comunque martedì e giovedì, ti ho visto bene Giamma, che giochi oggi. Play, mezzala destra gioca Giovanni, mezzala sinistra gioca Antonio, punta, un altro pensiero che ho fatto io questi giorni, che secondo me la butterà dentro, sono convinto di questa cosa. Andiamo, buttala dentro, come vuoi, con gli orecchi di mano, fai quello che vuoi tu, però buttala dentro. Lotta, fai la sponda, a destra, l'esterno di la destra la fa Peppe, la sinistra la fa Simone. Ok? E mi raccomando raga, scordiamo tutto. Dai! Ragazzi, sono Cristian Sassone ed oggi commenterò questo match valido per la nona giornata di campionato. In campo oggi scendono Bagnolese e Virtus Belsito. Ebbene sì ragazzi, oggi è derby. Il clima è teso ed entrambe le squadre puntano alla vittoria. Data l'assenza di Mister Postiglione, a dirigere la squadra oggi sarà Mister Vincenzo Mangini, meglio conosciuto come Mister Vizzi. I ragazzi scendono in campo con il solito modulo 4-3-3. Migliaccio tra i pali, difesa composta dal capitano Variale, Viscardi, Irace e Rotta. A dirigere l'orchestra ci sarà Giovanni Calzone, affiancato da Antonio Calzone e Stocklin. In attacco troviamo Simone Crispo, Canignano e Barone. Riusciranno i ragazzi a ottenere la seconda vittoria consecutiva e a portarsi a casa il derby? Ma soprattutto, riuscirà il nostro Crispo a riprendere la via del gol? Mi raccomando, io stiamo trovando la giusta quadra fuori dal campo, dobbiamo trovarla anche in campo. Serenità, tranquillità. Loro sono una squadra che vogliono giocare a calcio come noi, quindi palla a terra, facciamo vedere di cosa siamo capaci, appunto. Quindi vai giù, testa, una corsa per l'altro, ma soprattutto dobbiamo stare tranquilli, non ci siamo appiccicati, la parola non la diciamo, facciamo parlare i piedi. Guardo Giorgio, guardo Antonio, guardo quelli un po' più caldi come sempre, ok? Quindi testa e giochiamo a calcio. Al 3 Belsito. 1, 2, 3, Belsito! Dai, dai! Ciao raga, dai! È tutto pronto per questo derby. Le squadre sono schierate in campo. Sono tutti pronti. Darà il via a questa gara la Bagnolese. Sul punto di battuta il numero 9 Riccio. Si attende il fischio dell'arbitro. Sono tutti pronti e si comincia! Subito pressing forte qui di Calignano. Corre molto e va a pressare i difensori centrali. Messa tra in zona d'attacco per la Bagnolese. La palla è verso il centro, ce la spizza di destra l'attaccante. Attenzione, controlla nel numero 99. Prova a saltare Viscardi, ma c'è l'intervento di Variale. La palla è verso Antonio Calzone. E subito lancio lungo a cercare Calignano. Gran palla qui di Antonio Calzone. Calignano. Serve Crispo che controlla la rigore. Crispo! Palla che esce di un soffio al lato. Poteva fare sicuramente meglio qui il nostro bomber. Prova ad avanzare la Bagnolese, ma c'è l'intervento di Barone. Giovanni Calzone. Ancora il numero 5 in possesso palla. Calzone atterrato e sarà calcio di punizione per la Virtus Belsito. Sul punto di battuta proprio Giovanni Calzone. Guarda i compagni che si muovono nell'area di rigore. Calzone, cross verso il centro, verso Irace, che non riesce a trovare il colpo vincente. E palla che finisce sul fondo. Parte la costruzione da basso da parte della Bagnolese con il capitano. Prova a lanciare lungo, c'è Calignano che combatte. Attenzione, Crispo nell'area di rigore. Crispo, la botta! Grande intervento qui del portiere. Attenzione perché la palla resta giocabile per Calignano. La palla è verso il centro. Calzone, ancora il numero 8. Calzone, il tiro e c'è l'intervento di un difensore. Palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Sul punto di battuta il cuoco Antonio Calzone. Attenzione, c'è il tiro qui di Viscardi. Ancora Viscardi nella rigore. Viscardi, c'è un intervento di un difensore. Attenzione perché la palla è ancora lì e palla allontanata dalla difesa. Ancora Variale. La palla è verso Stocklin. 1-2 con Barone. Grande giocata qui dei due. Attenzione perché la palla è ancora tenuta in campo. E allora Giovanni Calzone. Lotta per la conquista della sfera.
C'è anche Viscardi in posizione molto avanzata. Calignano, ottimo intervento qui di Calignano. La palla è verso Crispo. Crispo, la conclusione di Crispo. Altro grande intervento, attenzione perché c'è Barone. Barone, c'è poi l'intervento del portiere. Altra grande parata qui dell'estremo difensore della Bagnolese. Prova ad avanzare la squadra di casa. Lancio lungo, ma c'è Viscardi che interviene. Palla lunga a cercare Barone. Gran colpo di tacco qui del numero 21 a cercare Giovanni Calzone. Ancora Calzone. Cambio gioco verso Crispo. Crispo nella di rigore. Crispo, Crispo, punto l'avversario. Crispo, la conclusione. Alta, sopra la traversa. È un assedio in questi primi 15 minuti da parte degli uomini di Mister Mangini. Migliaccio controlla la sfera, l'estremo difensore della Belsito. Lancio lungo a cercare Antonio Calzone che addomestica la sfera. E allora avanza in progressione il numero 8. Ancora Calzone, Calzone. Prova il filtrante verso Calignano che non riesce a controllare. C'è un intervento della difesa. Attenzione, ancora Calignano. La sfera rimane lì. Attenzione, atterrato. Ma per l'arbitro è tutto regolare. Attenzione perché rimane a terra qui Calignano per una botta sul viso. Rimessa laterale per la Bagnolese. Giocata verso il numero 30. La palla è scaricata di nuovo verso un compagno. Lancio lungo. Prova a controllare qui Stocklin, ma attenzione perché parte velocissimo il numero 11. Ancora lui, la conclusione! Grande intervento qui di Migliaccio. Ancora la Bagnolese in avanti con il numero 99. Attenzione perché c'è l'intervento di Rotta. Controlla qui un attaccante. Attenzione, la palla è verso il numero 9. Riccio, la conclusione! Rete magnifica da parte di Gennaro Riccio che porta in vantaggio la Bagnolese al minuto 20. Bagnolese 1, Virtus Belsito 0. Poteva fare veramente poco qui Migliaccio. Grande conclusione col sinistro che si insacca nell'angolino alto di destra. Stocklin combatte per la sfera. Ancora Stocklin verso Barone. Salta un avversario Giuseppe Barone. La palla è verso Antonio Calzone che controlla. Calzone prova a dribblare un avversario. Lotta e riesce a riconquistarla. Ancora Calzone. La palla è verso Crispo. Gol in area di rigore. Crispo prova a saltare un avversario. Ancora Crispo. La palla è verso Barone. Il cross verso il centro. Deviato e sarà calcio d'angolo. Ancora Barone in possesso palla. Danza sulla sfera e dribbla un avversario. Ancora Barone, salta tutti. Atterrato e sarà calcio di punizione e giallo per il numero 81 della Bagnolese. Calcio di punizione sul punto di battuta Stocklin e Crispo. Parte Crispo! Palla che finisce sul fondo. Prova ad avanzare nuovamente la Bagnolese con il numero 11. C'è l'intervento di Rotta, regolare secondo l'arbitro. E allora avanza Giovanni Calzone. Prova il lancio lungo verso Viscardi. Attenzione perché la palla resta giocabile per Calignano. Calignano fa valere il fisico in questa occasione. Atterrato e sarà calcio di punizione per la Virtus Belsito. Sul punto di battuta Calzone, il tiro deviato dalla barriera. Attenzione perché c'è il colpo di tacco di Viscardi che però deviato dal portiere finisce sul palo e sarà calcio d'angolo per la Virtus Belsito. Calcio d'angolo sul punto di battuta a Barone. Siamo nei minuti di recupero. La palla è sul secondo palo dove c'è in agguato Viscardi. Attenzione perché la sfera resta giocabile per Crispo. Palla scaricata dietro verso un compagno. Calzone prova a cercare Calignano che controlla in area di rigore. Calignano, c'è un intervento difensore. Attenzione, Irace, Irace! Altro ottimo intervento da parte dell'estremo difensore della Bagnolese. E finisce qui la prima frazione di gioco sul risultato di 1-0 a favore della Bagnolese. Andiamo negli spogliatoi a sentire le parole del mister. Ma l'indaporto a lui non ci interessa, sono 45 minuti, è lunga, aiuto, è lunga, non facciamo l'errore dell'ultimo minuto. Va benissimo, continuiamo, continuiamo che sta andando bene, dai. Riposiamoci e recuperiamo. Una partita così giocata, devo dire poche volte l'ho vista. Dobbiamo continuare così, più cattivi sotto porta. Noi ci arriviamo sempre, ci manca sempre l'ultima conclusione, ma arriva, perché veramente stiamo andando forte, stiamo giocando, non abbiamo difficoltà, chi l'ha gara la palla all'incrocio dei pali, potevamo essere più cattivi, sì certo, perché sicuramente chi non è che è andato a 40 all'ora a fare volo, si è girato veloce e altre cose. Potevamo essere più cattivi, sicuramente, è chiaro, gli errori ci sono, ma noi stiamo giocando alla grande. Il gol arriverà. Dai, 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 dai.
Inizia il secondo tempo, la palla è verso Stucklin, lancio lungo a cercare un compagno, attenzione c'è la spizzata di testa qui di Calignano, la palla è giocabile per Rotta e allora avanza il terzino sinistro della Virtus Belsito, ancora il numero 12, Rotta prova il cross verso il centro, c'è l'intervento ottimo, attenzione perché ancora Rotta riesce a conquistare palla, avanza qui Barone, Barone salta un avversario, ancora il numero 21, altra finta. C'è l'intervento del numero 81, ma riesce a rimanere in piedi Barone. La palla è allargata allora verso Crispo. Crispo butta l'avversario. Crispo ancora lui prova ad accentrarsi. Il tiro qui di Barone, attenzione! Perché c'era in agguato Calignano. Ma la palla viene spazzata dalla difesa. In fallo laterale. Stucklin. La palla è scaricata verso Giovanni Calzone. Avanza il numero 5. La conclusione di Calzone! Rete magnifica di Giovanni Calzone! Terza marcatura in campionato al minuto 51, porta sul pareggio il risultato con una sassata scagliata da fuori all'area di rigore. Nulla da fare qui per il portiere della Bagnolese su questa fucilata del nostro numero 5. Prova ad avanzare la Bagnolese con il numero 11 all'intervento di Rotta e allora avanza il numero 12, prova a dribblare un avversario, attenzione perché la palla è buona però per Giovanni Calzone, atterrato e sarà calcio di punizione da ottima posizione per la Virtus Belsito. Sul punto di battuta Stucklin, parte Stucklin verso la porta e c'è l'intervento dell'estremo difensore Rotta, palla verso Calignano, controllina da rigore, sponda di ritorno verso Rotta, cross verso il centro dove non c'è nessuno, attenzione perché c'è Crispo, la deviazione, torna al gol Simone Crispo, rete che vale il vantaggio alla Virtus Belsito. Si sblocca finalmente, esultanza che si leva a tutti i pesi di dosso, Simone Crispo, sesta rete in campionato per lui, finalmente torna al gol il bomber Crispo, il nostro numero 9, Virtus Belsito 2, Bagnolese 1, ribalta completamente il risultato la squadra di mister Mangini, con un po' di fortuna Simone Crispo trova la rete del vantaggio. Calzone, la palla è verso Crispo, Stucklin, grande gioco qui da parte della Virtus Belsito, riesce a intervenire però il numero 11 che prova il dribbling su Rotta, interviene allora Antonio Calzone, però c'è fallo secondo l'arbitro, fa la giocata velocemente, controlla Antonio Calzone e allora lancia Crispo che ha campo davanti a sé, Crispo prova a saltare un avversario, entra in rigore Crispo, grande intervento ancora una volta del numero 25 della Bagnolese, punizione per la Bagnolese, palla lunga però interviene benissimo qui Antonio Calzone, allora Stucklin avanza, la palla è verso Calignano, colpo di tacco un po' fortuito a trovare Barone, grande cambio di gioco di Barone ma c'è un intervento del difensore, allora Stucklin, ancora il numero 70, finta, la palla è verso Calzone, Calzone verso Crispo in area di rigore, ancora Crispo, altro intervento da parte del portiere della Bagnolese che oggi sembra quasi insuperabile, calcio d'angolo per la Bagnolese, la palla è verso il centro, interviene Migliaccio, attenzione perché resta giocabile per il numero 99, c'è l'intervento di Viscardi, regolare secondo l'arbitro e allora avanza velocissimo la Virtus Belsito, ancora con Barone, palla larga a cercare Stucklin, avanza il numero 70, sono 3 contro 1, Stucklin, grande palla qui per Antonio Calzone che vede Crispo tutto solo in area di rigore, Crispo! 3-1 per la Virtus Belsito, azione corale degli uomini di mister Mangini ed è 3-1, settima rete in campionato per Simone Crispo, grande palla di Stucklin e grande palla Calzone, grande dribbling qui del numero 5, allora avanza Giovanni Calzone, oggi inarrestabile. Ancora Giovanni Calzone, palla larga verso Calignano, che prova a puntare un avversario. Giocata d'esterno verso Gifuni, ancora Gifuni, ottimo qui l'intervento di Gifuni. Prova a saltare un avversario, Gifuni, il cross verso il centro. Attenzione perché la palla rimane lì per Crispo, la palla è verso Calignano! Calignano si sblocca anche lui in questo match ed è 4-1 per la Virtus Belsito. Grande lo spirito di squadra da parte dei suoi compagni che corrono tutti ad abbracciarlo, riesce finalmente a trovare la sua prima rete in campionato Simone Calignano e dunque Virtus Belsito 4 Bagnolese 1, assist di Simone Crispo,
gol da Verona, pace d'area di rigore da parte di Simone Calignano. Calzone la gioca verso Stocklin, avanza il numero 70, è un assedio da parte della Virtus Belsito, atterrato qui Stocklin, però per l'arbitro è tutto regolare e sarà rimessa laterale a favore della Bagnolese, ma rimane a terra Gianmaria Stocklin. Ma ce la fa? Ce la fa? Non ce la fa, prova ad avanzare ancora la Bagnolese, c'è l'intervento di Rotta, prova a spazzare qui un difensore e allora Gifuni, grande palla verso Crispo, Crispo nella rigore, Crispo il pallonetto e sono tre i gol oggi per Simone Crispo, hat-trick e ottava rete in campionato. Dunque al minuto 88, Virtus Belsito 5, Bagnolese 1, gran palla di Gifuni, ma soprattutto gran conclusione di Simone Crispo. Prova ad avanzare ancora la Bagnolese, c'è l'intervento di un difensore, Fusco, ancora Fusco, atterrato al limite dell'area di rigore. Se non è di rigore e c'è ammonizione. Sul punto di battuta Crispo, parte Crispo! Gol magnifico di Simone Crispo! Quarta rete per lui oggi. Questo gol è assolutamente da incorniciare. Una punizione magistrale che si insacca sotto al set. Nulla da fare per il portiere e sono quattro i gol per lui oggi. Nona rete in campionato. Sassone la gioca verso Migliaccio, attenzione, l'arbitro dice che può bastare, dunque la Virtus Belsito si porta a casa il derby per 6-1. Gli uomini di mister Postiglione e di mister Mangini accorciano le distanze dalla capolista e dalla Bagnolese e si avvicinano sempre di più alle prime posizioni della classifica. Andiamo adesso a bordo campo da Simone Crispo a sentire le parole del migliore in campo, che senza dubbio sarà proprio lui. Quindi ragazzi, oggi penso di essere il migliore in campo. Assolutamente. Tanti gol, allora, per la posso squadra. Dire non migliore in campo per prestazione, ma per i gol. Cioè, perché comunque per prestazione Gianmaria finalmente è tornato Stocklin, possiamo dirlo? Sì, a ragazzi, ma a calcio si vince buttando la palla in porta. E oggi, come avevo visto il primo tempo, se non era per Simone, loro sono stati molto bravi. Sono mangiate le occasioni. Quindi, no, se non era per Simone, nel senso che loro sono stati molto bravi a difendere. Quindi, il secondo tempo... ma con una bella prestazione, una brutta prestazione, l'importante era mettere la palla in porta. Simone ne ha fatti 4 finalmente. Mamma mia. Finalmente una vittoria contro una squadra che sta sopra di noi in classifica, perché è la prima volta che vinciamo contro una che ci sta sopra in classifica. Infatti abbiamo accorciato così, ci siamo presi questi 3 punti dalla Bagnolese e finalmente possiamo mettere il titolo poker. Si gode? Godo. Si gode. Adesso ci andremo a Farnato, ci andremo a vedere qualcosa alla squadra. Mezzo esordio per Fusco. Voglio dire un'ultima cosa, in questa settimana, grazie anche a Guido Viscardi, Simone Crispo, il gruppo è molto più unito. Oggi penso che è la prima volta che abbiamo segnato e siamo entrati tutti quanti dentro al campo a esultare tutti insieme. È una cosa che prima non facevamo. Vero. Fatto sta, infatti, come avete visto, il primo gol l'ho dedicato al presidente Paolo, perché diciamo che si è un po' più unito allo spogliatoio e questo mi fa molto piacere, perché noi a livello di calcio penso che siamo abbastanza bravi. L'unica cosa che dovevamo migliorare era appunto la squadra. L'abbiamo migliorata. Quindi ragazzi, adesso una bella doccia e poi faremo l'outro, che vi dirò la classifica e gli obiettivi sbloccati. Quindi ragazzi, video terminato, partita vinta 6-1, qui con me ho la classifica e come potete vedere dalla grafica siamo quinti a 16 punti. Abbiamo recuperato tantissimi punti, sia perché abbiamo battuto appunto la Bagnolese che stava sopra di noi, adesso ci troviamo a meno 1 da loro, ma sia perché la Monte Calvario ha pareggiato contro i Reggers Quariano, quindi la prima pareggia con la terza, e il Real Vesuvio ha perso in casa contro l'Emanuele Trorise, che è la squadra ultima in classifica e che giocheremo domenica prossima.
prossima. Quindi abbiamo recuperato un sacco di punti sulle squadre sopra di noi in classifica. Questo fa bene alla squadra, fa bene, vabbè, a parte sempre vincere, fa bene, ma recuperare così tanti punti in una sola giornata ci fa stare bene, ci fa stare più tranquilli, e sono sicuro che comunque questa vittoria servirà a unire ancora di più lo spogliatoio. Detto questo, ragazzi, adesso vi elencherò tutti gli obiettivi che ho sbloccato, perché ne ho sbloccati finalmente un bel po', questo perché ovviamente ho fatto un poker, ovvero 4 gol. Come obiettivi che valgono una stella ho sbloccato 2 obiettivi. Il primo è assist, e sono strafelice di aver fatto l'assist proprio a Simone Calignano, che saluto, il nostro numero 77, che ragazzi aveva una maledizione addosso, era dall'anno scorso che non riusciva a segnare. Cioè, in realtà l'anno scorso tutto il campionato ha fatto 0 gol, però vabbè, si è fatto anche male durante il campionato. Quindi sono strafelice di aver sbloccato questo obiettivo, ma soprattutto sono strafelice di aver fatto l'assist proprio a te, Simo, che stai guardando il video. Come secondo obiettivo, che vale una stella, ho sbloccato invece la remontata. Questo perché comunque stavamo perdendo 1-0, poi il risultato, vabbè, si è un po' allargato anche per quello che era la partita, però nonostante questo è stata lo stesso una remontata. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi che valgono 2 stelle, anche qui ho sbloccato ben 2 obiettivi, che sono rispettivamente pallonetto, come avete visto dal video segnato di pallonetto, e punizione. Finalmente adesso il ragazzo che commentava sotto ogni video "fate calciare punizioni a qualcun altro", adesso voglio vedere cosa scrive, finalmente direi. Per ultimo, non per importanza, ragazzi, ho sbloccato il poker, un obiettivo che vale addirittura 4 stelle, così da collezionarne 10 totali in una sola giornata. In totale, ragazzi, sommando queste 10 stelle alle 16 precedenti, siamo arrivati ad un totale di 26 stelle. Quindi, come vedete in grafica, ho sbloccato il primo premio, che la settimana prossima saprò e che vi mostrerò anche appunto che premio ha avuto per le 20 stelle raggiunte. Il prossimo premio l'abbiamo a 35 stelle, quindi ci siamo vicini, anche perché vi faccio un piccolo spoiler, sono a 9 gol e c'è un obiettivo da 3 stelle che bisogna arrivare a 10 gol. Quindi mi basta già un gol per arrivare a 29 stelle, quindi società Ifius, iniziate un po' a preparare dei premi, che qua ne abbiamo voglia. Detto questo, ragazzi, se non lo siete iscrivetevi, lasciate tanti bei mi piace, noi ci vediamo ogni mercoledì alle 13.30 con la mia seconda categoria ad obiettivi, ed ogni sabato alle 12.05 con Crispo Sfida e Crispo Diventa. Ciao, aiuto!